abbiamo visto dalle carte precedenti, i venti in quota hanno componente occidentale. Tale componente si riscontra anche la quota di 200 millibar. Qual è il top delle nubi su Udine? Il top delle nubi su Udine è a 9.000 piedi. In particolare, per quanto comandi, signor colonnello, zona di Udine, sì, signore, avremo scarsa nuvolosità. Il tempo sulla cabina di freno. Sì, Udine aperto. Con un'ottima visibilità. Bene, lo comunico sulla cabina. Quando... Oggi si vola. Siamo all'aeroporto di Rivolto. Le frecce tricolori stanno per iniziare le loro esercitazioni su 9 aerei G91, dove G sta per Gabrielli, l'ingegnere che li ha concepiti. Avanti 3 fuori 2. Nel cielo gli aerei sfidano la legge di gravità, ma nascono sulla terra, nelle città dove gli uomini vivono la loro vita quotidiana. Il G91 è nato qui, a Torino, una città che vive il presente nelle memorie del passato. Vediamola, osserviamola questa città di oggi, proprio per localizzare geograficamente, nella concretezza umana e scenografica di una realtà urbana, le conquiste della tecnica. Una città come tante altre, intravista negli attimi quotidiani di un giorno qualunque, in cui gli uomini quasi distrattamente, come ieri, domani, costruiscono il futuro dell'uomo. Il futuro che i velivoli della pattuglia acrobatica ci hanno anticipato sfrecciando nel cielo, in terra e nei paesaggi assimilati dai nostri occhi, mescolato ai ricordi dei sentimenti, anche a noi comprensibile perché nasce qui, dove noi viviamo. All'indomani del risorgimento, a Torino nacque la Fiat. Era l'anno 1899. Torino, da città militare e politica, divenne il più importante centro industriale italiano. A ridosso della ferrovia, tra i docks d'Ora e le ferriere, alcuni vecchi trascorrono l'ozio della loro età. Un suono di sirena porta ricordi. Seguendo questi ricordi riandiamo ai tempi dei pionieri del volo, del primo stabilimento aeronautico torinese. Dal 1908 a oggi, questo complesso industriale ha raggiunto importanza internazionale, costruendo 167 tipi di velivoli, 55 tipi di motori aeronautici, conquistando 70 records mondiali. Un aereo nasce così. Le intuizioni geniali e le invenzioni ardite del progettista si trasformano da un semplice disegno in milioni di schemi, di calcoli, di controlli, di verifiche. Un aereo che vola è il presente, ma già prende forma un modello per il futuro, contrassegnato anch'esso da una sigla, G95 a decollo verticale. È soltanto una teoria di tetti rossi che divide chi concepisce nuove forme aerodinamiche da chi invece è già inserito nel processo produttivo di un modello sperimentato. In questo caso il G91, il protagonista del nostro racconto. Questo è il G91 disegnato in scala 1-1. Ogni particolare della fusoliera viene riprodotto in disegni che non ammettono limiti di tolleranza superiori ai 10 centesimi di millimetro e che costituiscono i dati anagrafici della sua biografia. Nel reparto tracciatori i disegni vengono fissati sul metallo. Un'emulsione sensibile.
Lessiccaggio. Il lampo violento delle lampade ad arco per impressionare le lastre. Il fissaggio. Il lavaggio. Quando queste operazioni fotografiche sono compiute, il velivolo è lì, scomposto in piani metallici che fanno testo per tutte le lavorazioni di officina e ricomposto in un unico disegno che ne anticipa la forma finale. Attenzione, attenzione! In questo stesso momento, in un aeroporto militare a 500 km di distanza, altri G-91, pensati e costruiti a Torino, sono pronti sulle piste di decollo. I piloti della 51esima aerobrigata ricevono l'ordine di alzarsi in volo per un'esercitazione tattica. Attenzione, attenzione! 51esima aerobrigata, azione operativa per un'esercitazione a fuoco. Il G-91 è un CTL, caccia tattico leggero e ricognitore fotografico. Una macchina perfetta, guidata dagli uomini nei cieli, costruita da altri uomini in terra. In questa officina si fabbricano le strutture degli aerei, il G-91, i G-91T, gli F-104. Una lastra di duro alluminio per un G-91 o per un F-104 acquista una nuova forma sottoposta a una forte trazione per stiramento. Una fresa speciale scorre su una lunga soletta, lasciando dietro di sé una nuvola di trucioli argentei. Una contornitrice ricama il metallo di una lamiera con un complicato bassorilievo, che sembra obbedire all'estro di un artigiano, e invece è dettato da esigenze tecniche. Silenziosa, al contrario delle presse d'acciaio, una pressa a formare sotto gomma stampa gli elementi di lamiera che le vengono sottoposti. L'arte moderna ha carpito all'industria procedimenti e tecniche, ma qui la vernice nera è il primo atto della fresatura chimica nella quale speciali soluzioni compiono il lavoro degli strumenti. Dopo l'immersione, la vernice nera lascia scoperte le superfici intatte, accanto a quelle corrose secondo un disegno predisposto. Dopo un apposito trattamento termico, vernici protettive ricoprono elementi delle ali, della fusoliera, del timone. Con gli ordini su un nastro magnetico, una rivettatrice automatica stabilisce il passo, fora, fresa, inserisce la rivetta e la schiaccia. 5 operazioni compiute nel tempo di un respiro, 2 o 3 secondi. E finalmente gli elementi isolati visti finora cominciano a comporsi e a delinearsi, nelle ultime fasi della lavorazione nella sezione velivoli, quali appariranno sui nastri d'asfalto delle piste, sul verde dei prati, sull'azzurro dei cieli. Ali, prese d'aria, fusoliere. La sagoma aerodinamica dell'aereo si profila lentamente nella sua bellezza formale che nasce dalle esigenze tecniche, dai calcoli, dal necessario rispetto di leggi scientifiche. Trasparente come il cristallo, resistente come l'acciaio. Questa lastra di plexiglass, il futuro tettuccio, esce morbida dal forno, viene manipolata dalle mani esperte dei tecnici, sottoposta allo stampaggio a depressione. Quando ne uscirà rigida e trasparente, sarà esaminata con cura per accertarne la perfetta visibilità. Le righe sono strade, strisce d'erba, fiumi, campagne. Precise nella loro geometria come i nastri di cemento delle piste. Nel tempo ideale di questa giornata, i G-91 della 51esima aerobrigata decollano ora dalla base verso l'obiettivo assegnato dal piano di esercitazione.
punti esclamativi che sgorgano dal buio rivelano agli specialisti i segreti della materia in una prova di laboratorio che un elettrogramma conserverà negli archivi. La luce, scomposta nel suo spettro, scopre all'occhio esperto le modifiche della struttura metallica di un attacco del carrello sottoposto a una prova di fatica. Centinaia di lampadine concentrano un'altissima temperatura su una nuova vernice. Si sale da 0 a 400 gradi in pochi secondi, nella prova dell'irraggiamento termico. Gli ultrasuoni penetrano nel profondo, lasciando una traccia luminosa dalle movenze sinuose, che descrive la qualità dell'incollaggio di una struttura a nido d'api. Un microscopio, un involucro di plastica che contiene una particella di metallo. Simile a un disegno astratto o a un preparato istologico, la struttura di una lega ci viene rivelata da una ripresa microcinematografica. Sembra un sacrificio rituale nel buio della notte, ma è invece l'indispensabile premessa per un altro esperimento di laboratorio. Come reagisce il cristallo dell'abitacolo ad un urto improvviso contro un volatile? Un cannone ad aria compressa, ironicamente chiamato sparapolli, ne lancerà uno impacchettato alla velocità di 600 km l'ora contro il parabrezza di un aereo. Una ripresa high speed a 16 mm mostrerà l'avvicinamento e l'impatto volutamente forzato oltre il limite di resistenza del cristallo. L'aereo ha superato tutti i collaudi. Gli occhi del pilota possono sicuri guardare l'azzurro, mentre macchine fotografiche riproducono palmo a palmo la terra lontana, scoprendovi le insidie nascoste. In questa officina nasce il cuore dei velivoli, che è mutato nel tempo dal motore a scoppio a quello a getto. Il 28 agosto 1922 un aereo Fiat R700 con motore A14S da 800 cavalli conquistava il record mondiale di velocità con 336 km l'ora. Oggi la velocità ha un nome nuovo e un suono diverso. È quella misurata in Mach, appunto la velocità del suono. Il G91R ha una velocità in volo orizzontale di Mach 0,92. L'F-104 appartiene alla classe degli aerei oltre Mach 2. Ruotano le palette del compressore nella prova di equilibratura. È da queste superfici, minute e taglienti, che l'aria viene compressa per generare la spinta. In ogni motore del G91 ce ne sono 1460, in quelli dell'F-104 3186. E il loro profilo viene esaminato durante la lavorazione dietro schermi speciali, mentre le camere radiografiche della motori Avio le sottopongono ai raggi X, come gli organi interni di un uomo. E ancora nuove prove, nuovi controlli nel simulamento delle condizioni di volo con le attrezzature della sala controllo accessori. Poi palette, dischi, albero principale, corpo compressore, migliaia di pezzi vanno a formare un cilindro argenteo variegato di mille colori. Accanto alla catena di montaggio dei motori dell'F-104, a passo d'uomo un Orpheus, il motore del G91, va verso il collaudo finale. Il G91 può atterrare in breve spazio, su terreno semi-preparato, anche in zone accidentate, difficili per qualsiasi velivolo. L'esercitazione tattica della 51esima aerobrigata prevede un atterraggio su striscia erbosa dove è simulato un posto avanzato di rifornimento. Il riarmo, i controlli e il pieno di carburante avvengono nel tempo record di 12 minuti primi.
L'Orpheus del G91 lascia la clinica dove è nato, le officine motori Avio, e lentamente, tra il traffico cittadino, incontra in un viaggio sulla terra le cose, gli uomini, le strade della vecchia Torino. Dalle parti del Sangone, dove il cemento muore nel verde e nei silenzi della campagna, il motore raggiunge le sale prova. L'urlo lacerante che ha interrotto la partita di calcio è il primo vagito del motore. Nelle celle di prova il rombo raggiunge un'intensità di 150 decibel. Nessun orecchio umano può sopportarne la violenza. Le spesse pareti delle celle di collaudo trattengono a malapena invisibili onde sonore che domani gli aerei disperderanno in spazi sconfinati. Eppure nulla si muove, almeno in superficie. Solo gli strumenti di controllo confermano la spinta generata dal motore. La realtà è un mito ingenuo e fantastico quando è vissuta ad occhi spalancati, come nel buio di un cinematografo. I G91 della 51esima aerobrigata sono giunti al poligono di tiro. L'esercitazione inizia con un bombardamento al napalm. Nel centro elettronico di Caselle, l'uomo fabbrica un cervello a sua immagine e somiglianza per volare negli spazi. Pigiare un bottone, girare un interruttore, significa comandare il pensiero, ottenere la risposta voluta. Forse domani l'aereo sarà una macchina nel cielo senza pilota. Già oggi l'uomo non è più necessario per puntare un'arma, per mantenere la stabilità e la direzione di volo. Il movimento del radar riproduce la ricerca dell'occhio umano. Ma la sua distanza focale va oltre la linea dell'orizzonte. Gli aerei lanciati in missione possono identificare con assoluta precisione il bersaglio assegnato. All'aeroporto di Caselle, i G91 e gli F-104 si compongono nella definitiva struttura. Il motore, il cuore. La fusoliera, il corpo. I congegni elettronici, il cervello, si uniscono nella realtà per cui sono stati costruiti. Decine di progetti, centinaia di ore di lavoro, migliaia di pezzi vengono ora riuniti in un tutto unico, con una lavorazione in serie che non tollera imprecisioni. L'aereo è pronto per il volo. Progettazione e costruzione dei velivoli, dei motori, degli apparati elettronici sono i momenti coordinati di un completo ciclo produttivo realizzato a Torino. Ora la parola è ai piloti. A inizio il controllo pratico e la sperimentazione dei velivoli. Nel cielo la luce del sole è ancora viva, mentre la terra migliaia di metri più sotto comincia ad essere avvolta nella penombra del tramonto.
Momento c'è 104 ancora. Ricevuto, la tappa confermata. Caso di A002. Di A002. Meno 3, 2, 1, via! Pressione olio 29.